suo intervento a Dimensione Cliente 2017 ha parlato di omnicanalità come risposta alle esigenze dei clienti e occasione di miglioramento della relazione. La customer experience non può prescindere dall'omnichannel, cioè dobbiamo avere i dati integrati in tempo reale, importante il tempo reale, di tutti i canali. Perché? Perché dobbiamo dare delle risposte sempre in tempo reale al nostro cliente, però considerato come si sta muovendo attimo per attimo, perché la customer experience è una serie di micro momenti che il cliente, con cui il cliente si relaziona con l'azienda, noi dobbiamo essere in grado di intercettare questi micro momenti per dare le risposte migliori al cliente secondo le sue esigenze. Quindi, dal nostro punto di vista, è importante integrare prima tutti i dati che arrivano da tutti i canali, estrarre da questi dati, ovviamente utilizzando le advanced analytics, le informazioni necessarie per poter generare delle azioni, delle offerte che possiamo anche semplicemente all'inizio sperimentare. Oggi la tecnologia ce lo permette, dobbiamo essere veloci, efficaci, lo dicevano oggi, dobbiamo poter sperimentare delle nuove azioni da fare sul mercato, che possiamo anche decidere se non vanno bene, falliamo, via, cioè se ne fa un'altra. E si deve creare un circolo virtuoso in cui sperimentiamo, vediamo, impariamo, aggiustiamo il tiro, ripetiamo utilizzando le nuove informazioni che vengono generate dai nostri clienti. Tutto questo aiutati dalla tecnologia, perché all'inizio abbiamo la piattaforma che oggi sono abilitanti, ci rendono in grado di raccogliere una grossa mole di dati e soprattutto di trattarla in tempi veloci. Poi le advanced analytics che ci aiutano a discriminare nei dati, a capire, a trarre questa intelligenza che ci serve. Poi la capacità di integrare tutti i canali, quindi di indirizzare il messaggio migliore sul canale migliore per il cliente in quel momento, sia in un senso che nell'altro ovviamente. Tutto questo sempre in real time. E poi la possibilità di avere machine learning, quindi imparare da quello che viene, che sentiamo dal mercato, quindi imparare ulteriormente quello che deve, ovviamente l'intelligenza umana ci deve essere, anche le macchine fanno tutto, quindi l'intelligenza umana deve essere supportata dalla tecnologia, ma oggi la tecnologia diventa veramente non più solo un fattore abilitante, ma una parte integrante del business. A che punto sono le banche italiane nell'utilizzo di queste tecnologie? Noi anni che stiamo lavorando con le principali banche, stiamo cercando di trarre, vi ricordate le famose prime clusterizzazioni dei clienti, quando citavo i poveri ma belli, eccetera, eccetera. Le prime clusterizzazioni che venivano portate come esempio, si parla di 20 anni fa, quindi non è che siamo proprio... Poi però c'erano le tecnologie che non rendevano agevole anche l'utilizzo di certi tipi di strumenti, perché ovviamente per fare un modello magari tu dovevi aspettare 24 ore per vedere i risultati e poi rilanciare, cioè era molto più macchinoso anche il processo. Oggi è tutto molto più semplice perché la tecnologia è abilitante in questo senso e quindi permette di elaborare anche queste mole di dati in tempi molto veloci. Quindi le banche stanno lavorando, stanno affinando, stanno raccogliendo i dati da tutti i canali, alcune sono già avanti anche nell'omnichannel, cioè lavorano in real time su tutti i canali, quindi dispacciano tutte le informazioni già su alcuni canali. Noi stiamo lavorando con le principali banche e dopo la prima fase, che è stata la fase del campaign, la fase subito successiva è stata in real time, quindi integrare le campagne in real time con tutti i canali e quindi avere la visione completa del cliente, non dimenticando il canale filiale. Il canale fisico è ancora molto importante, noi non siamo ancora nella transizione completamente nativi digitali, anche se, anche quando saremo, forse i nostri figli lo vedranno, completamente nei nativi digitali, non so se sparirà il rapporto fisico, facevano anche prima l'esempio di Amazon, comunque ha aperto delle filiali. Tra l'altro la cosa in controtendenza è che le banche, le uniche banche che stanno aprendo sportelli oggi sono quelle nate digitali. Perché oggi assistiamo a questo fenomeno, che anche loro vogliono creare questo rapporto più, ovviamente con altre modalità, non la filiale classica, con altre modalità, ma vogliono creare un rapporto cliente-banca, anche fisico, quindi il famoso Figital, l'unione del canale fisico e digitale per avere la visione a 360 gradi del nostro cliente.